Ciao a tutti, nel video precedente abbiamo usato soltanto il coltello, adesso cerchiamo di aggiungere semicerchio e angolare. Famo una cosa così, nei questi spazi qua dobbiamo fare un taglio. Il taglio è meglio fare sempre unico, non cacciare fuori il coltello, in modo che rimane più pulito. Oggi da noi piove, il tempo è brutto. Abbiamo fatto uno. Adesso dobbiamo fare da questa parte qua. Sempre il taglio dentro deve andare. Questo abbiamo fatto così, invece questo dobbiamo fare così. Le dita sempre reggono, questo dito qua può reggere il coltello in modo che non scivola. Per qualsiasi info, per le spiegazioni, insomma, potete contattarci. Quello che posso aiutare, aiuto, spiego. Per gli spazi vuoti, sotto c'è il mio numero di telefono. Dopo che abbiamo fatto un taglio, prendiamo semicerchio e cominciamo a fare così. Voi lo potete fare per non sbagliarsi, dove ho messo, eccolo qua, per non sbagliarsi, fare più o meno preciso. Potete dividere la metà questo spazio qua. Io faccio a occhio. Vedete, le dita reggono, la sgorbia non si scivola. Su ogni pezzo qua lo fate un semicerchio. Adesso famo da questa parte qua, da dentro. Qui state attento in modo che non passate oltre. Così piano piano creiamo una cosa unica. Io nel video non faccio vedere tutto per questo motivo,
che ogni cosa che famo deve essere il pezzo unico. In questo spazio qua lo famo stessa cosa come qui abbiamo fatto. Vedete? Questi qua abbiamo fatto. Adesso questi pezzi qua che abbiamo fatto un taglio tocca eliminarlo, se no dopo quando lavorate sopra si possono rompere. Si prende un coltello e si eliminano facile così. Vedete? Un pezzettino per pezzettino. E da questa parte uguale, da dentro. Adesso prendiamo l'angolare e dobbiamo entrare su queste parti qua. Così. Ecco che è scappato fuori. Mo adesso dobbiamo fare su questa parte qua. Allora, qui guardate, da una parte. Un po' giriamo e entriamo di qua. E da questa parte. Entriamo di qua, così vedete? Lo ripetiamo da questa parte, entriamo qua, poi giriamo e entriamo da qui, entriamo così. Così famo da tutte le parti queste. E ecco che scappa fuori. Mo adesso cominciamo a lavorare su queste parti qua. Ci sono tanti modi come si può modificare. E si può fare con la sgorbia, fare un'attacca qui e un'attacca qui da questa parte. Così diventa un'altra forma. E poi lavorare su questa forma. Si può fare da qui, entrare così. Insomma, tanti modi. Dovete pensare bene prima di fare.
quello che volete fare. Noi famo una cosa semplice e simpatica. Da questo il centro piano piano giriamo un pochino. Gli abbiamo dato così. Poi da questa parte sotto e facciamo la stessa cosa, solo che così entriamo. Da qui sempre al centro entriamo così. Così rompiamo il nostro disegno, il resto lo famo uguale. Invece da questa parte qua del naso, diciamo, lo prendiamo dal naso, piano piano li giriamo. E entriamo. Così. Ripetiamo su questo pezzo qua. Vi faccio vedere, ecco, vedete come diventa. Il resto faccio da solo. E così scappa questo disegno qua. Di sotto qui ho fatto la stessa cosa, dal naso ho preso, ho girato, qui ho fatto uguale. Secondo me un bel disegno. Boh, su questa parte qua si può fare stessa cosa come di qua, sarà un bel lavoro, però io lo faccio da solo e cerco di fare qualche cosa diversa, il modo che, come ho detto, sarà il pezzo unico e non faccio vedere sul video.
Niente, oggi abbiamo visto che cominciato con un taglio con coltello, a punta di coltello, e dopo usando le sgorbie, due tipi, angolare e semicerchio, si può creare un disegno diverso e, come abbiamo visto, si può modificare una figura in un bel disegno e non si vede che prima era una figura come questa. Per qualsiasi info scriveteci su WhatsApp, Viber, Telegram, Instagram, Facebook, insomma. Sotto il video c'è sempre il mio numero di telefono. Buon proseguimento a tutti, ciao ciao.